stato un grande dibattito. Io direi che a questo punto il dibattito su chi è pro e contro le quote debba essere superato. La legge è una legge, tanti di noi l'hanno ingoiata come un male necessario, però sta effettivamente producendo un cambiamento culturale. Secondo me quello che adesso bisogna fare è fare in modo che da un lato questa legge venga ben applicata e quindi che si possano sfruttare al massimo le potenzialità che sono intrinseche in questa legge. Sono potenzialità di cambiamento, di rinnovamento e anche di miglioramento della qualità dei consigli di amministrazione, e dall'altro lato capire come questo cambiamento da un punto di vista dei numeri dentro i consigli di amministrazione possa anche portare a delle decisioni, e quindi nella qualità delle decisioni che possano a questo punto includere e coinvolgere tutte le altre donne e gli uomini del nostro paese. Parlando di banche, per esempio, una di queste, lo ricordava molto spesso anche oggi il ministro Fornero, una di queste è il fatto che le donne ancora hanno un grandissimo problema di accesso al credito. Il fatto che ci siano più donne coinvolte nelle decisioni e che abbiano quindi le leve del potere può portare a un cambiamento in questa direzione, perché questo promuova maggiore crescita, maggiore imprenditoria femminile e quindi ci possono essere le migliori possibilità di sviluppo. Sono sufficienti le quote rosa o servono altri interventi? Certamente le quote rosa non sono sufficienti, sono un piccolo, l'abbiamo detto, un piccolo passo solo per dare una scossa al sistema. Servono molti altri interventi, ma interventi non necessariamente legislativi. Il nostro paese è un paese che legifera fin troppo. Alcuni interventi legislativi sono necessari, ma è importante che ci sia in questo un'alleanza collettiva, perché sia il privato che il pubblico, le istituzioni a tutti i livelli facciano la loro parte. Credo che questa legge abbia avuto il merito di portare l'attenzione su queste tematiche. È il momento adesso di sfruttare tutte le potenzialità e sfruttare quest'onda e questa grande attenzione, perché queste alleanze si creino e si facciano davvero dei passi in avanti grossi per tutto il nostro paese.